Mi senti? Pronto? No, è che c'è poco segnale. No, ti stavo dicendo che sto andando ora. Sono anche in ritardo. Sto andando ora dal procuratore distrettuale per parlare del caso del botanico Lanfranchi, esatto. Guarda, è stata una nottataccia. Ho un mal di testa che... Guarda, voglio dormire. No, ce la faccio. Ce la faccio, tranquillo. Senti, sono arrivato, ti devo lasciare. Dai, ci vediamo in ufficio. Tranquillo. Ciao. Che cosa gli direi al giudice? Vostro onore, le vorrei chiedere perché il mio cliente deve essere processato? Ok, vostro onore. Le vorrei ricordare i punti salienti di questo processo. E quali sarebbero? Il vicino di casa della vittima era un alcolista che è stato processato per tentato omicidio. Cosa c'entra il mio cliente? La vittima non riceveva visite da non si sa quanto. Era una persona che viveva solitaria, era una sorta di eremita. Io non ho mai avuto niente. A lui non hai mai provato a riscattarti. Non hai mai provato a ottenere quello che lui A aveva. lui è sempre stato dato tutto, sin dalla nascita. E neanche un briciolo di compassione. Quando mia moglie aveva il cancro e mi rivolsi a lui per chiedergli un aiuto, per pagare le spese mediche. Lui mi sorrise e mi voltò le spalle. Non potevo vederlo sorridere un'altra sola volta. Non potevo sopportarlo. Perché io ero... Tuo fratello, tu eri suo fratello.